Finzione o realtà? Sapete come quegli, come possiamo dire, quegli spregiudicati, quei maniaci sessuali che vedono riferimenti da tutte le parti? Io vedo riferimenti sempre quando sento la canzone di Ermal Meta. Quando la sento penso a Di Maio e Salvini. Sono un pazzo, sono un maniaco sessuale. Dicono che il mondo gira solo in un senso opposto, dicono che prima o poi ritrova il verso giusto. Dicono che il bene lascia segni sul tuo viso, dicono che il lupo perde tutto tranne il vizio, dicono che adesso siamo in troppi sulla terra, che parlando forte non si sente più la guerra, dicono che non ti puoi fidare di nessuno, finché passa fiato, passa vita e passa tutto. E chi è il lupo che perde tutto tranne il vizio? Il mitico ex cavaliere, dicono i suoi nemici, che non perderà mai il vizio di governare senza governare. Dicono che non ti puoi fidare di nessuno, eppure i tuoi si fidano e non si possono fidare di quelli di cui si sarebbero fidati, cioè i giornali che fino a poco tempo fa ci raccontavano che quello era il governo, ma risentiamolo, dicono che il mondo gira solo in senso opposto. Dicono che il bene lascia segni sul tuo viso, dicono che il lupo perde tutto tranne il vizio, dicono che adesso siamo in troppi sulla terra, che parlando forte non si sente più la guerra, dicono che non ti puoi fidare di nessuno, finché passa fiato, passa vita e passa tutto. Quanto mi piace Ermal Meta, dicono che ha fatto anche il concertone del 1° maggio e gli passiamo pure questo, perché quando dicono che il mondo gira solo in senso opposto, questo devono pensare gli elettori del Movimento 5 Stelle quando si vedono con Salvini, questo devono pensare gli elettori di Salvini quando si vedono con Movimento 5 Stelle e questo devono pensare gli elettori di Berlusconi, il lupo perde tutto tranne il vizio.